Percorrendo le vie dei San Pietrini che scorrono parallelamente al Cardo e al Decumano dell'antico tracciato della città romana, si scopre la vera essenza della città, la sua storia, i suoi simboli e le sue tradizioni. Fano da sempre vanta numerosi monumenti nel centro, dislocati nelle vie e negli angoli più suggestivi. Il corso principale del centro, quotidianamente transitato da numerosi cittadini che vivono intensamente la parte principale che la città offre e che non sempre, secondo loro, è mantenuta in modo adeguato da parte dell'amministrazione, e quanto emerso dal programma televisivo Primo Cittadino, dove il sindaco Seri ha risposto a numerose sollecitazioni esternate da cittadini e residenti. Tra i vari argomenti è emerso la sistemazione della fontana in piazza 20 Settembre, gli arredi urbani e la richiesta di bagni pubblici. Una città non può non avere bagni pubblici, quindi adesso stiamo cercando di capire se si possono realizzare dei nuovi bagni in una parte della città, oppure dobbiamo optare per scelte, come hanno fatto altre città, con delle strutture mobili fisse, decorose, eleganti, che ovviamente devono essere spazi che si trovano al centro della città, accoglienti e ben gestite. Per gli arredi abbiamo già stanziato altre risorse, mi sembra 50.000 euro per acquistare nuovi arredi per il centro storico, che abbiano un criterio, che si abbinino anche ai lavori che intendiamo fare. Gli spazi poi non è che ci si possono inventare, devono essere spazi a disposizione, perché noi possiamo utilizzare i nostri spazi, e su questi devo dire che c'è molta attenzione nei confronti anche delle associazioni, di chi fa attività di socializzazione. Però magari rispetto ai quartieri il centro storico sotto questo aspetto è più complesso. Diverse invece le sollecitazioni di miglioramento scaturite ai nostri microfoni. Secondo voi cosa si potrebbe migliorare nel centro storico? C'è qualcosa in particolare? Più posaceneri per le sigarette se uno fuma. E poi non lo so, magari incentivare di più le persone a venire in centro con qualche locandina, qualche evento un po' più in particolare. I monumenti invece, secondo lei? Secondo me i monumenti sono poco presi in considerazione, ecco, sono un po'. Vengono un po' messi in secondo piano, quando in realtà comunque Fano è storica, quindi dovrebbe essere un po' più considerata. C'è troppa alternanza di, purtroppo dovuta alla crisi, di negozi. Tu non fai in tempo a abituarti a cose che trovi per te giuste in un negozio, che non c'è più il negozio. Abbiamo ripreso un pochino di vigore con il pincio, con queste migliorata, sì, comunque. A me piace il centro, alla fine non saprei. Vado all'università qua, alla fine è sempre collegato, non ha troppi difetti, diciamo. Via Cavour non è proprio adatta per camminare per noi vecchietti. Invece per quanto riguarda i servizi al cittadino? Non lo so, il cittadino, no, io mi ci trovo abbastanza bene. A me piace tutto, io sto bene a Fano, quindi non devo cambiare nulla.